Alza il massimo, per favore. Volume massimo. Quindi lei dov'è? No, no, ma io lo voglio. Fammi vedere. Sono dentro? Io le slide. No, no, lo faccio io. Ah, me le muovi tu? Allora, iniziamo l'incontro. Dai, dai, partiamo. Sei partito? Buongiorno a tutti, iniziamo l'incontro allo stand di WBank. L'ospite di oggi è Anna Resti Bontoi, che è un'esperta sull'andamento delle Forex euro-dollaro. Parlerà infatti di euro-dollaro. Prima di dargli la parola, però, diamo un attimo una panoramica di chi è WBank. WBank è una società che ha due anime, un'anima di trading, un'anima che riguarda i promotori finanziari. Abbiamo 730 promotori finanziari, consulenti finanziari capillarmente diffusi in tutto il territorio italiano. Qui parliamo di trading, come vedete abbiamo 50 mercati connessi, abbiamo tre piattaforme evolute, Sfera, QuickTrade, ForTrader e le app trading. Ai clienti più esigenti possiamo fornire i servizi evoluti, che sono i servizi in leva e derivati. Derivati sono anche super derivati, ovvero con marginazione ridotta rispetto ai margini richiesti dalla cassa. Per esempio, nel Forex abbiamo anche il micro Forex, che tra l'altro è convenientissimo negoziare perché costa solamente un euro a transazione. Abbiamo due conti, il conto bancario, sul quale si può negoziare anche le azioni, e il conto IV Conto Trading, un conto con commissioni adattive e sul quale possiamo applicare i servizi scalper e derivati, cioè marginazione e derivati. Gira. Una cosa importante da dire prima di lasciare la parola ad Anna, che è ansiosa di spiegare il grafico del Forex. Noi l'abbiamo già vista ieri e vale la pena di ascoltarla. Abbiamo rilasciato proprio in questi giorni 4 nuove funzioni sulla piattaforma QuickTrade, la piattaforma più diffusa tra i nostri trader professionisti. E abbiamo tra queste le più importanti sono la finestra dello spread, lo spread sui titoli decennali. Eccolo qua. In tempo reale si può vedere l'aggiornamento dello spread. Lo spread in questi giorni, ahimè, è un momento fondamentale per seguire l'andamento dei mercati finanziari. Abbiamo poi rilasciato, sempre per i clienti più esigenti, la finestra del dettaglio dello strumento finanziario, nel quale si può vedere gli orari di apertura, chiusura, insomma soprattutto il momento in cui, se un titolo è sospeso, viene tolto dalla negoziazione perché è in asta di volatilità, noi facciamo vedere gli orari di riapertura, quindi un cliente può porsi esattamente nel momento giusto per comprare e vendere il titolo. Ce l'abbiamo solo noi, questa cosa l'abbiamo solo noi, non ce l'ha la Fineco, non ce l'ha la WeBank, ce l'ha solo la piattaforma QuickTrade e Sfera, che noi distribuiamo. Torna indietro. Abbiamo poi rilasciato un'altra cosa importante, che nel book di negoziazione si può cambiare campo, prezzo e quantità con la rotellina del mouse. Questo per dar sempre più velocità alla negoziazione. Eccolo qua, che bello. Qua avete tutta l'informativa sui titoli dell'MTA. Quando è sospeso ti dà esattamente il prezzo, l'ora esatta di riammissione alla negoziazione. Vai avanti. Altra cosa importantissima per quelli che sono nostri clienti, abbiamo preparato 7 webinar, quindi da casa vostra potete imparare a usare le nostre piattaforme in maniera perfetta. Per chi fa trading, lei che mi conosce lo sa, chi fa trading deve prima di tutto imparare gli strumenti finanziari negoziati e imparare come funziona la piattaforma, perché se imparate a usare la piattaforma bene siete già avanti.
fino a dicembre sono 7, li farà il nostro collega Luca Petrucci, che adesso non è qui presente, ma preparatissimo, e vi, per chi è cliente vi conviene seguirli. Vai avanti. Ultima cosa, per i clienti, per quelli che non sono clienti di WBank, abbiamo fatto una promozione straordinaria, ovvero un trading bonus da 2.000 euro, se aprite il conto entro il 31 dicembre 2018 e vale fino al 31 marzo 2019, 2.000 euro che valgono sul mercato equity cash MTA americano, equity americano e obbligazionario, cioè non pagate commissioni fino a 2.000 euro. E avanti? Finito? Abbiamo finito. Allora, mettiamo la piattaforma, lasciamo la parola a Anna Resti Bontoi, che è un nome nuovo, posso dire, un nome nuovo nel panorama dei formatori italiani. Tra l'altro lei è donna, donne ce n'era solamente la Turri, e lei si affaccia sul panorama con delle grandi capacità tecniche. Analizzerà. Apri l'eurodollaro. La cosa importante è che Anna guarda il grafico in maniera semplice, senza formulone, senza algoritmi, ma lo analizza, e però se volete seguirla ascoltatela fino alla fine. Grazie a lei. Ce l'ho già. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Anna Bontoi, trado per la maggior parte del tempo il mercato valutario, vediamo l'euro-dollaro. Quando si parla del mercato valutario sappiamo che si sta parlando del mercato più liquido di tutto, di tutti, no? Il fatto che sia il mercato più liquido ci sta dando anche un'informazione molto importante, che ci sta dicendo che la volatilità è più bassa rispetto ad altri mercati, e partendo da questo presupposto bisogna comportarsi in una maniera diversa rispetto ad altri mercati, cercando di adeguare le nostre strategie, la nostra operatività ad un mercato che si muove più lentamente e in un modo diverso rispetto ad altri mercati. Questo dal punto di vista operativo non deve necessariamente essere un punto a sfavore, perché il trader si nutre di volatilità solitamente, ma bisogna portare a proprio favore un elemento che non è nient'altro che la natura del mercato che andiamo a vedere. Mi metti per favore un daily massimo sull'euro-dollaro. I prezzi fanno riferimento al derivato che stiamo guardando, e abbiamo parlato ieri durante il mio intervento della direzionalità del mercato Forex. Oggi invece ci focalizzeremo su quella che è la sua normalità nella maggior parte del tempo, che è la congestione, un'area di lateralità, il rallentamento, perché un mercato come l'euro-dollaro per la maggior parte del tempo non corre ma sta fermo, il che vuol dire che avere un modo per lavorare con semplicità nelle fasi di lateralità, trattasi di fasi di breve, trattasi di fasi di ampio respiro, è fondamentale, perché se voi andiate a vedere un euro dollaro rispetto a un DAX, scoprirete che nonostante sia amatissimo, l'euro dollaro non ha la stessa vita di un DAX o di altri mercati. L'errore più grande che fanno in tanti è quello di prendere una strategia e piazzarla su qualunque mercato nella stessa maniera. Questo è un grandissimo errore, perché non ci si può comportare di fronte a due cose diverse nella stessa maniera. Bisogna adeguarsi. Partendo da quello che è l'euro-dollaro, voglio far notare che solitamente la sua normalità non è questa, ma è questa. Ovviamente questa va vista anche in altri archi temporali, che vuol dire che qui stiamo guardando giornaliero massimo, ma se si va a vedere anche nell'intraday chi tradasse l'euro dollaro scoprirà
che ogni tanto fa uno scatto di volatilità, dopodiché lavora in range, in trading range. È la sua normalità ed è per quello che spesso e volentieri si incorre in grande difficoltà a lavorare intraday sull'euro-dollaro, per esempio, ma sul mercato valutario in generale. Ci faremo aiutare oggi da quello che è un oscillatore che dovrebbe filtrare la logica che sto presentando. Dunque, aggiungere un elemento grafico non deve essere mai frutto della simpatia nei confronti di quell'elemento grafico perché l'ha detto qualcuno, ma deve essere frutto del proprio lavoro, il che vuol dire che come trader lo prendo, lo metto su un grafico, lo testo e se mi sta dando buoni risultati lo aggiungo alla mia logica. Qual è la logica? Parto da una cosa semplice e mi dico: se è un mercato molto liquido ed è di conseguenza poco volatile, vuol dire che io sto lavorando in un mercato che si muove poco. Vuol dire anche che per la maggiore mi sta fermo e vuol dire anche che ci sono molte controparti. Questo vuol dire essere molto liquido. Vuol dire che solitamente domanda e offerta si incontrano fortemente. Questo me lo porto a mio vantaggio e cerco di capire dove si trovano queste aree dove domanda e offerta si incontrano. Quando queste aree riesco a vederle e a capire come muovermi, io sto entrando nel cuore del mercato che trado, non cercando l'espansione che è un evento più raro, ma cercando quello che è un evento che succede più spesso. In questo caso qui, che vediamo un daily, quest'area me la segno un pochino, quest'area qui mi sta dicendo che in quest'area compratori e venditori sono bilanciati. Non mi sta dicendo altro, è un'area di forte liquidità, molto probabilmente con ampi volumi, ma dove compratori e venditori hanno trovato un bilanciamento e dunque non riescono a decidersi. Questo è fondamentale per la logica che sto usando. Perché? Perché mi sta dicendo che sono in un'area di prezzo dove è molto difficile decidere una direzionalità, ma ho a favore una massa di compratori e venditori operatori sul mercato che stanno contrattando in quest'area. Le aree di congestione, esistono mille teorie, c'è chi dice si potrà dare il breakout rialzista e breakout ribassista e si possono inventare mille cose, ma per la sua logica, se è un'area di incontro della domanda e dell'offerta, vuol dire che sulla parte alta, questa è la logica schiacciante, che sulla parte alta di una qualunque area di lateralità, che si tratti dell'euro dollaro, che si tratti di altri mercati, c'è chi pensa che costa troppo e vende. Sulla parte bassa la logica schiacciante è che c'è chi pensa che costa poco e quindi acquista. È una logica che non accetta logiche diverse. La mediana, mi tracci la mediana per favore, la mediana dell'area di congestione, di lateralità, mi diventa un punto focale. La mediana di una qualunque area di lateralità mi diventa il punto focale, perché qui veramente si incontra domanda e offerta. Bene, siamo partiti dalla logica del mercato che è liquido, che è dunque poco volatile, che è molto più probabile trovare questo rispetto a questo e che qua dentro ci sono domanda e offerta e che il punto di equilibrio della domanda e dell'offerta è la mediana. Questa mediana mi diventa un punto focale per lavorare bene, perché stiamo parlando di un daily, io lo so che si ama di più il trading intraday, però la logica non cambia, perché su qualunque prezzo ci trovassimo, che si tratti dell'intraday, che si tratti del multiday, la logica di una lateralità resta la stessa, cioè un punto di equilibrio, domanda offerta che si incontrano, parte bassa che vuol dire mi interessa perché secondo me
e un buon prezzo, parte alta che dice no, secondo me costa troppo. Ecco, in questo punto d'equilibrio noi focalizzeremo la nostra attenzione. Perché? Perché qui io, se sono su, non so se la forza maggiore riesce a riportarmi prezzo in basso, se sono giù uguale, non so da che parte può fare breakout, non so se è un falso breakout, non lo so, ma qua dentro c'è equilibrio e ci sarà sempre, e dunque io sulla mediana trovo il mio punto di interesse e di equilibrio, il che vuol dire non che io qui compro o vendo, ma che questo mi diventa uno dei livelli più importanti per il mio trading futuro. Qualora l'euro dollaro mi tornasse sulla mediana 1,0978, per me è un punto d'acquisto fondamentale, perché qui c'era un equilibrio fra compratori e venditori, e sulla parte bassa i venditori non sono riusciti a portarmi le quotazioni in basso, ma i compratori hanno avuto la meglio. Siccome in questo caso siamo usciti da un'area dove c'era tanto incontro, tanto equilibrio, tanto incontro tra domanda e offerta, e siamo usciti sulla parte alta, e lo abbiamo visto tutti, questa mediana mi diventa area d'acquisto. Se fossimo usciti sulla parte bassa, quindi lo sbilanciamento fosse avvenuto in direzione sud, in direzione short, io avrei considerato questa mediana come punto di interesse per rivendere. Invece in questo caso, che la rottura è avvenuta a rialzo, per me questa mediana diventa un punto focale di acquisto. Quindi il livello 1,0980 circa, l'area 1,10 in questo caso, compresa sul daily sto parlando, tra 1,10 e 1,0980 mi diventa un'ottima area di interesse. Che cosa aggiungiamo a questo? Aggiungiamo un filtro, che in questo caso è un RSI, perché di divergenze hanno parlato in tanti. Le divergenze penso le conosciamo un po' tutti. C'è qualcuno che trada con le divergenze? No. La divergenza è un ottimo strumento per aiutarci a capire quando il momentum del mercato sta cambiando o prosegue con più forza. È fondamentale capire con la divergenza questa informazione, percepire, perché qual è il mio scopo? È capire da che parte sta andando. Ho trovato il mio punto focale e devo capire se uno strumento come la divergenza, rilevata attraverso un indicatore o un oscillatore, mi può filtrare l'ingresso, il punto d'ingresso. Perché se questa divergenza riesce a darmi una pulizia del mio ingresso o del mio target, qualora fosse qui, e sto semplicemente migliorando il mio trading. Dunque, in questo contesto il prezzo è lontano e dunque la nostra analisi viene a meno, perché la divergenza in questo contesto non ci interessa. Dobbiamo trovare allora un'area che sia in questo caso un esempio simile, ma dove il prezzo è ritornato sulla mediana, per fare un esempio. Mi ingrandisci quest'area? Ok, se noi andiamo a vedere quest'area qui, prima che il grafico si fosse sviluppato, quest'area qui ha presentato un'area di congestione. Mi traccio un rettangolo, per favore, e la mediana qui. E la mediana. Ok. Rettangolo è più stretto. Ok, va bene, comunque lo vediamo. Più o meno ci siamo, il rettangolo è più o meno questo. Va bene. Più o meno il rettangolo è questo e la mediana è più o meno un pochino più giù di quella che siamo riusciti a tracciare. Mi prendi questo massimo, guarda. Mi prendi i massimi, i minimi, tracci il rettangolo e la mediana. Così, sì. E più o meno, va bene. Così. Ok, bene. Il rettangolo più o meno è questo. Che cosa è successo? Che a un certo punto c'è stato sbilanciamento della domanda e dell'offerta e
ha avuto un breakout ribassista rettangolo. Questo non si può prevedere facilmente. Ci sono, ognuno poi se ne inventa di strategie quante ne vogliamo, ma la logica vincente è che qui c'era un punto d'equilibrio dove la prima volta che me lo ritesta io devo cercare un trade ribassista. Mi spiego bene? C'è un'area di equilibrio del mercato, il rettangolo mi viene breccato a ribasso, io sto a quel punto focalizzando l'attenzione sulla mediana della precedente area di equilibrio e sto aspettando. Non è che aspetto, cioè faccio le mie analisi, no? Ma se mi sveglio e il prezzo sta riandando su, non è che entro ribassista al test della parte bassa. Aspetto la mia area di equilibrio, che è la mediana, e in questo contesto della mediana io sto cercando di filtrare il mio segnale con l'aiuto di un oscillatore, che in questo caso è l'RSI. E che cosa vuol dire? Che sto cercando, siccome sto cercando di vendere, sto cercando un segnale ribassista filtrante con l'RSI. Che cos'è un segnale ribassista con l'RSI? Al di là che l'area di ipercomprato ci può dare già l'indirizzo che il momentum forse si stia esaurendo, ma una divergenza diretta ribassista, che vuol dire che il prezzo mi sta facendo minimi crescenti, massimi crescenti, e contemporaneamente l'oscillatore barra indicatore mi sta mostrando massimi decrescenti, in quella condizione, mi tracci per favore qui una linea che sale sui prezzi, sui massimi, no, cancella, così orizzontale qui su questo. No, da qui a qui. Da qui a qui. Ok. E qui su questi due massimi che sono più piccoli me le tracci discendente. Ok, sì. Meno. Vabbè, è troppo lunga, va bene. Quindi vediamo, comunque prendiamo il concetto. Vediamo, non è tracciata benissimo, ma va bene. Lascia. Vediamo massimi crescenti sul prezzo e contemporaneamente il nostro oscillatore in area di ipercomprato che inizia a fare massimi decrescenti. Questo è un ottimo segnale ribassista. Il problema è che la maggior parte dei traders si focalizzano sulle divergenze pensando che a sé stante la divergenza mi risolve il problema. Io vedo una divergenza ovunque sia, sono in divergenza, per cui inizio a vendere. No, perché se io vendo o compro ovunque io fossi, non vuol dire che sto facendo bene, perché spesso e volentieri la divergenza ha un problema, specialmente la divergenza diretta, perché esistono pure le divergenze indirette nascoste, ma la divergenza diretta, che è quella che mi deve dire dove avverrà un'inversione del movimento, mi sta dicendo che io devo cercare un'inversione. Qual è il problema della divergenza che in tanti sminuiscono della divergenza diretta? Il grande problema è dove impostare lo stop. Cioè la gente usa la divergenza diretta senza capire dove e come gestire lo stop. Qual è il suo problema? Il suo problema è che siccome è espressa dal fatto che crea massimi crescenti del prezzo e massimi decrescenti dell'oscillatore, non sappiamo quale che possa essere l'ultimo massimo crescente. Spesso e volentieri può essere in 2 punti, 3 punti, 4 punti, 5 punti, 6 punti, così via. Che vuol dire? Vuol dire che mi segna il primo massimo. Se noi tracciassimo su alcune divergenze il punto di massimo già corrispondente da dove l'oscillatore inizia a scendere, vedremmo che quel punto di massimo viene violato anche 2, 3, 4, 5 volte. Quindi chiunque lavorasse con una divergenza imposta lo stop, perché dice ha fatto il massimo, è tornato pochino indietro
e sono in divergenza, il prezzo fa un nuovo massimo e lo fa fuori e riscende e poi entra una psicologia sbagliata, perché il trader dice: hai visto, avevo ragione, sono sempre in divergenza, ci riprovo, il prezzo fa un nuovo massimo e lo fa fuori un'altra volta, e il trader dice: ecco, mannaggia, avessi lasciato, rientro la terza volta. Il problema è che questa situazione è ingestibile, perché ho visto sul mercato divergenze in 6-7 punti che hanno sfinito proprio il trader che ci si ritrova davanti, per poi non dare un risultato. In questo contesto la divergenza diretta di inversione è facile da gestire, perché io trader non sto, attenzione, focalizzando la mia attenzione sulla divergenza e sulla gestione classica della divergenza, che mi dice che devo mettere lo stop sopra il massimo nel caso di divergenza ribassista, ma sotto il minimo se fosse divergenza rialzista, ma sto focalizzando l'attenzione sulla mia area di attrazione, che è questa, il che vuol dire che il mio stop, siccome io ho preso un'area interessante, ho preso l'area di attrazione, di equilibrio, ho visto la direzione che è short, sto aspettando il livello, ho il mio filtro di ingresso, il mio stop deve stare sopra questi massimi, perché io mi prendo come stop quest'area e però mi cerco di trovare come minimo l'area del range, la parte inferiore, ma spesso e volentieri cerco molto di più. In questo caso mi avrebbe dato solo quest'area, perché non tutti i trades hanno un risk reward mega galattico, ma andremo a vedere degli esempi dove fondamentalmente si riesce a fare un trade con un risk reward molto 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 interessante. Dunque, come setup sembra semplice, perché lo è, ma è fatto da elementi che prendono in considerazione la natura del mercato, che è quella di essere poco volatile. Quindi sto andando a lavorare in una situazione che è a mio favore, non è a mio sfavore, non sto combattendo con un mercato dove io cerco direzionalità e lui non ce l'ha. Uno. Secondo, non sto lavorando in mezzo a niente, sto lavorando su un'area di equilibrio, dove precedentemente questo equilibrio è venuto a mancare in una direzione molto chiara, non è che me la invento, forse scende, forse sale. Qui non sto dando ipotesi, forse andrà su, forse andrà giù, sto vedendo dove ha rotto un equilibrio, cioè c'è stato sbilanciamento verso la parte bassa, il che vuol dire che la mia entrata deve essere a favore di questo. Se poi non funziona, esiste il money management apposta, cioè questo è soltanto quello che mi serve per avere degli elementi che mi portino ad avere un modo di lavorare che nel medio lungo termine mi dia un buon rischio rendimento con un buon numero di trades vincenti, perché chi si illude di andare sempre e comunque in target non deve fare trading. Bene, questo è un esempio. Dunque, andando a vedere questo, si può anche scendere sempre più nel dettaglio e cercare anche situazioni anche più di breve. Che vuol dire? Vuol dire che esistono delle situazioni dove si può lavorare anche molto con molta meno impegno che sul daily, aspettare che questo accada. In questo momento che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto l'euro-dollaro uscire dal punto d'equilibrio, tornare indietro, fare, insomma, giocarci un pochino sulla mediana, tornare, ritestare la parte bassa, provare a testare la parte alta, e nuovamente l'equilibrio precedentemente mostrato, rotto al ribasso, ha dato i suoi frutti. Vedete dove ha trovato il punto di appoggio ultimo? Sempre sulla mediana. Quindi questa, finché questo rettangolo venne lasciato al rialzo, ritestata la mediana che mi regge come area supportiva per un nuovo rialzo, la situazione dell'euro-dollaro daily, cioè quella che è la sua struttura in questo momento, è ribassista. Lo so che siamo vicini alla fine del qui, lo so che tanti pensano dobbiamo comprare l'euro-dollaro perché è un'opportunità,
Ma io sono rimasta ribassista sull'euro-dollaro fino ad oggi, da molto tempo. Da 1,25 ad oggi. Chi mi conosce e lavora con me lo sa che non ho mai detto long euro-dollaro. Perché? Perché non c'era equilibrio fra domanda e offerta. Perché nonostante ci stiamo avvicinando alla fine del QE, non c'era. È ovvio che oggi mi diventa appunto più un punto focale la conferenza stampa di Draghi, perché è colui che può cambiare le sorti. Cioè, se lui viene oggi e fa delle dichiarazioni a favore dell'euro, io devo rivedere l'intera struttura, la mia analisi. Ma fino ad oggi, fino all'ora alla quale parliamo, non c'era. Strutturalmente l'euro dollaro scende da questo rettangolo. Lì c'è stato domanda offerta, un punto d'equilibrio che è stato sbilanciato a ribasso. Fondamentalmente non è successo nient'altro che venire giù, continuare una fase direzionale, una fase d'equilibrio, e poi questa fase qui ce l'abbiamo ancora sopra. Il che vuol dire che in quest'area qui compratori e venditori si trovano d'accordo, gli piace quest'area di prezzo, piace. E siccome il mercato non lo facciamo noi soltanto, ma ci sono delle grandi banche di investimento, ci sono banche centrali nel mezzo, ci sono fondi pensione, ci sono tantissimi partecipanti importanti con capitali importanti, bisogna tenere presente che su un mercato poco liquido, come l'euro dollaro, è fondamentale che io legga questo. Hai voglia di mettere tanti indicatori oscillatori e chi si inventa più strategie più bravo? Ma se io mi leggo un grafico nudo e vedo che qui si incontrano, e questo è un punto dove non si passa, ragazzi, per ora. Hai voglia di comprare? Non sono un fenomeno perché sono riuscita a prendere il minimo. Sono un fenomeno se riesco a prendere quello che sta nel mezzo. Perché fra il punto più alto e il punto più basso ci sono soltanto due punti, uno più basso e uno più alto, ma un'infinità di punti nella direzione nella quale stiamo andando. Per cui sfatiamo questo mito che si è bravi perché un bravo trader professionista o no cerca i minimi ed è riuscito a prenderli al pip. E poi al lupo chi urla da tanto tempo euro long prima o poi avrà ragione, come chi ha venduto gli indici da sempre. Ma non è lì la bravura è prendere questo, non prendere questo non deve essere punto focale di nessun trader se vuole guadagnare. Quando l'attenzione si focalizza sul questo si perde, e si perde alla lunga. E il singolo trade che si riesce a prendere qui non è un trade buono. È una disgrazia, perché poi interviene la psicologia sbagliata che dice: mamma, come sono bravo, ho preso il minimo e continuerò a cercare minimi assoluti. Non va bene. Va bene cercare il punto dove il mio rischio è minore. In questo caso, questo punto mi comporta un rischio minore. Trattasi di un multiday, trattasi di un intraday. Che vuol dire? Vuol dire che io come trader, se trado l'euro-dollaro, devo capire in dove siamo, cosa stiamo facendo e dove stiamo andando. Poi se voglio lavorare su un time frame di breve, mi sposto in quella direzione. Voglio dire questo, che se io vedo una struttura ribassista, il non andare short perché non è il momento, quindi il non vendere, non vuol dire comprare. Cioè, attenzione, non so, è un concetto che vorrei tanto riuscire a trasmettere. Cioè, non è che se io sono qui e in questo punto non ho un indirizzo chiaro, non riesco ad avere sicurezza, quindi meno rischio, perché quello che io cerco quando entro è controllare bene il rischio. Voglio sapere qual è il mio rischio. Qui, in mezzo un po' al niente, io non entro ribassista, ma la struttura la vedo ribassista. Non entro rialzista perché non ho un motivo. Questo voglio dire, che il non vendere non vuol dire comprare, come in tanti pensano. Perché in tanti ti chiedono: ma secondo te va giù? Ma non lo so, io vedo la struttura ribassista. Dici: ma allora io voglio fare un long. Fallo pure,
Però il non vendere non vuol dire comprare. Il fatto che oggi possa rigirarsi e andare su non fa di noi dei pessimi traders che non abbiamo preso il minimo dell'euro-dollaro. Perché quello che noi dobbiamo prendere non è il minimo o il massimo, ma è questo. È questo, da marzo a ottobre. Vendere. E punto. Vendere. Sale, vendo, sale, vendo, sale, vendo. Sono una struttura ribassista evidente con altri elementi che mi si aggiungono, semplici. Non ho bisogno di inventarmi l'acqua calda, ho bisogno di portare a casa soldi e devo essere semplice ed efficiente, perché se no veramente si sta scherzando col trading. Tutte queste storie che si dicono del trading, ma bello, bello, è difficile, no, e siamo noi difficili. Ok, andiamo avanti. In questo contesto, questo euro dollaro, dicevo, siamo sotto un punto di equilibrio di vendita, c'è sbilanciamento verso nuovi minimi. Comprare in questo contesto non ci comporta una gestione buona del rischio, e questo è il problema. Perché io non lo compro? Perché non so come gestire il rischio e non posso permettermi da trader dire vabbè, rischio questi, si starà a vedere, magari prendo un minimo. Ma a me di quel minimo me ne può importare di niente. A me importa avere sicurezza più possibile, poi quella non ci arrivo mai ad averla, mai il più possibile. Andiamo a vedere un time frame un pochino più basso. Se noi questo riuscissimo anche a restringere ancora il cerchio di questo concetto, vediamo per esempio che ci sono anche delle aree, andando nel multiframe, delle aree più strette di equilibrio, quindi fra compratori e venditori. Quindi che vuol dire? Vuol dire che io non devo aspettare per forza un daily per lavorare sull'euro-dollaro, ma se riesco a vedere questo, per esempio, e vedo che sono state qui in quest'area, ingrandiamo un pochino per favore quest'area, sono state 4-5 giornate in cui c'è stata una certa lateralità. Ingrandiamo, ah ok. Ok, così va bene, un pochino di più, ma non ci vede più nulla. Restringimi, va bene, lascia così. Ok, lascia così, perfetto. Dunque, dicevo, io vedo anche delle aree più piccoline in quest'idea, in questo concetto. È ovvio che una volta che ho fatto la mia analisi multi-day, ho già deciso, non compro se non riesco a capire dove gestire bene il rischio. Quindi vendo. Chiaro e tondo, non mi interessa a me un rimbalzo dell'euro-dollaro, a me mi interessa forza maggiore, io voglio entrare e avere più probabilità, io non voglio stare a fare fenomeno sul trading, non mi interessa, non è il mio scopo, bisogna ricordarsi gli scopi e i target che ci poniamo. Se il target è quello di ottenere dei trades con alte probabilità di guadagno, bisogna cercare quello, no di fare fenomeni, perché in tanti ce lo dimentichiamo spesso. Dicevo, se io vi vedo anche delle arettine un pochino più ristrette rispetto a quella, perché quella è un'area grande, bella, evidente, ma ci sono delle aree che possono essere meno evidenti, non per questo meno interessanti. Ok? Esempio, se io qui ho una, due, tre giornate che mi creano un equilibrio e precedentemente ho avuto questo e questo, nell'insieme questo e questo mi creano quasi un'altra area di acquisto e vendita in equilibrio. Io quest'area mi diventa importante perché quest'area qui, dopo un movimento direzionale, è un'area molto importante perché c'è equilibrio che poi è stato violato a ribasso. Quindi un nuovo ritorno in area 15.30 mi diventa interessante per una situazione ribassista che poi cercherò ovviamente di filtrare magari con un oscillatore o magari in un contesto, non lo so, macroeconomico. Ma anche già soltanto quest'area qui, se lavoro ancora più di breve, mi interessa. Ingrandiamo quest'area di 4 candele e mettiamo su un time frame di breve. Sì. Allora, mi tracci una linea più o meno qui,
una qui e la mediana. Sì, lì, qui e la mediana. Abbassa un pochino questa. L'abbassiamo un pochino? Ok, e ora ritorniamo in un time frame di breve per spiegare il concetto. Ma va bene, un orario, un qualcosa. Ok, bene. Vedete, quello che voglio dire è questo, che una volta individuato il fatto che sul daily siamo stati in equilibrio per qualche giorno, quell'area mi diventa importante. Cosa faccio? Sono un trader che lavora sull'orario piuttosto che su 15 minuti? Beh, io no, ma chi lo fa? È molto importante, perché io so che quello è un'area fondamentale dove devo andare a cercare quelli che sono i miei interessi. Quindi, se l'equilibrio è stato rotto al ribasso, per me quest'area qui centrale diventa la prima vera resistenza, perché è il primissimo punto che io noto più vicino al prezzo, dove domanda e offerta si sono incontrati e hanno trovato un prezzo sul quale sono caduti bene d'accordo, dicendo è un punto d'equilibrio. In questo contesto è ovvio che quando sono sulla parte bassa, io, al di là che, come detto, non mi interessa acquistare, cerco di vendere sempre sulla mediana. In un contesto come questo della mediana, a me interessa cercare divergenze ribassiste anche nei time frame più di breve, non sul daily. Vi spiego bene. Vedete, abbiamo massimi crescenti, uniamo questi due massimi, ci stiamo avvicinando alla mediana appena rilevata su 4 candele daily, siamo scesi su un orario, abbiamo massimi crescenti, il prezzo che ritesta quasi molto preciso la mediana, e contemporaneamente i massimi dell'oscillatore stanno scendendo. Esattamente il setup che io sto cercando, cioè il momentum rialzista si sta esaurendo, perché è quello che a me interessa. Io non sto cercando un setup grafico fino a se stesso, ma sto cercando un setup grafico che posso leggere cercando di capire la sua logica. Perché chi non usa la logica, purtroppo, non capisce che cosa sta cercando. Dice, ma è ipercomprato. E ti ho capito, è ipercomprato, ma bisogna capire cosa stai cercando. Perché a volte l'ipercomprato può essere un segnale di forza, non un segnale di inversione. Ma qui noi stiamo cercando, proprio in quest'area, che è la mediana tracciata sul daily, abbiamo visto, proprio un esaurimento del momentum rialzista, perché io ho deciso di vendere. Perché ho deciso di vendere? Perché per tutti i motivi espressi prima. E dunque io non cerco di comprare qui, ma di vendere qui. Il che vuol dire che il mio stop deve stare molto, probabilmente molto vicino ai massimi dell'area che mi interessa, e il mio target deve essere lasciato, insomma, messo con dei criteri che mi portino a un risk reward favorevole. In questo caso, uniamo questi massimi decrescenti, perfetto, perfetto. In questo caso la divergenza ha un senso, perché la divergenza, questo caso è ribassista, ma chi continua a vendere? Guardiamo qui, il primo massimo è corrispondenza di questo massimo, poi uno ci mette, è il primo massimo, il secondo massimo decrescente in corrispondenza di questo, ha fatto finta di scendere, il trader mette lo stop qua sopra, il prezzo viene, lo fa fuori e poi fa questo. Non è facile gestire la divergenza diretta se non si hanno elementi in più per gestirla con successo, altrimenti si rischia tutte le volte di fare soltanto divergenze fatte male. In questo contesto il setup era perfetto, cioè non c'era da dirgli nulla. Domande? È piuttosto semplice, penso, no? Come ragionamento. Prego. Il punto d'entrata dell'operazione lo cerchi sempre sulla mediana oppure guardi anche i massimi oppure altri indicatori, altre? Allora,
La domanda è molto molto carina e anche molto giusta. Il punto d'ingresso lo cerco sulla mediana o cerco altre evidenze, no? Allora, siccome io quando cerco di presentare dei contenuti faccio una selezione e cerco di portare quei contenuti che si possono adattare alle esigenze ma anche al modo di operare degli altri, perché io penso che ognuno di noi ha delle conoscenze importanti, quindi non vengo, faccio questa premessa proprio per esprimere questo, non vengo a cambiare il programma di chi sta di fronte a me dicendo quello che ti hai fatto non vale nulla, fai quello che ti dico io e farai i soldi, perché non è giusto, perché ognuno ha un'esperienza pregressa e ha degli elementi che sono buoni, a quei elementi deve aggiungere altre cose buone e eventualmente togliere quello che non funziona. Detto questo, sto dicendo che io in questo contesto ho messo un RSI perché io uso l'RSI, però ho cercato di esprimere che questo che sta sopra è una lettura che si fa a prescindere da cosa si utilizzi come filtro di ingresso o di uscita. Quindi che tu utilizzi le bande di Bollinger piuttosto che l'RSI, che lo stocastico o il GAN, che magari passa proprio di lì, non è importante. È importante la logica, perché la logica ha senso. Poi io filtro con una divergenza fatta con l'RSI. Eventualmente io filtro con tanta semplicità se io in quest'area trovo un segnale di inversione che può essere anche una semplice candela di inversione. Come la rilevo? Se sono su un'ora scendo su 15 minuti e se qui mi trovo una shooting star a 15 minuti è un buon filtro d'ingresso, ma io sono partita da un daily entro a 15 minuti. C'è un risk reward non favorevole di più, perché ho la pazienza di aspettare un livello che ha una logica, oltre ad essere visivo, oltre a dire va bene, che ne so, più o meno è l'area 1,15, che area psicologica. Poi non cerco la precisione che non possa fare la virgolina, cerco il trade favorevole, attenzione, perché fra essere precisi e avere un trade a favore c'è una notevole differenza, perché il trade fatto con precisione non esprime la bontà del sistema che usi. La bontà del sistema lo esprime la probabilità di fare un trade vincente, e quindi in questo caso non cerco nuovi massimi, perché ti spiego, se anche io fossi entrato, io in questo caso punto a entrare sulla mediana perché è il punto che mi comporta meno rischio e meno stop. Quindi entrare anche al tocco, come si suol dire, senza conferme visive, mi sta dando un trade con risk reward favorevole. Cioè mi aumenta il risk reward. Dunque, per la bontà del sistema che ho già provato, io so che non ho bisogno di ulteriori filtri. Se poi mi vedo anche questo, dico ecco, va bene, perché mi sta migliorando le probabilità. Però, mi spiego, non temo, non è che io entro, vedi una piccola discesina, qualche candelina, e io metto subito stop a break even, perché perde di efficacia la mia logica. Allora, se sono entrato e ho paura, non devo entrare, mi spiego, perché c'è chi entra, lo vede, è andato un pochino a favore, subito stop a break even, prezzo ritorna, magari fa un nuovo massimo qui e poi fa questo. E quello dice, ma io c'ero, ho messo lo stop a break even, mi ha fatto fuori, mercato cattivo, mani forti, broker e quant'altro, dimenticandosi però che stiamo parlando di un mercato che sta più laterale e che vuol dire che fa un pochino su, un pochino giù, è un po' come una persona più anziana che si muove un pochino più lenta, che prima di arrivare dal punto A al punto B ci mette un po' di tempo, se è dimenticato qualcosa torna indietro. Quindi entro al tocco, metto lo stop qua sopra e non mi muovo subito. Mi muovo a break even quando lui mi raggiunge la primaria.
Perché? Perché siccome nel passato ha fatto d'area supportiva, io non posso sapere se quest'area reggerà nuovamente oppure no. Può pure fare falso breakout e ripartire. A quel punto che il mio rischio è stato pagato, mi conviene eliminarlo. Lo elimino e basta. E poi cerco di andare a seguire in trend following con altri, con altre cose, no? Che può essere anche una semplice media mobile, perché non è detto che bisogna aggiungere molte cose per fare, per avere dei buoni risultati. Ecco, in questo contesto siamo passati da un'analisi daily, abbiamo parlato per un'ora con un grafico senza niente davanti, non c'è stato bisogno di fare magie con 7 milioni di indicatori, e si è parlato con semplicità per concetti logici che tengono in mano questo mercato, per cui un trader non può fare a meno che vederli. Cioè, un trader non mi può entrare sul DAX o sull'euro dollaro nella stessa maniera, con la stessa logica. Cioè, al contrario dell'euro dollaro, sugli indici cercherò più la direzionalità che le aree di lateralità, perché io qui invece devo saper lavorare qui, là devo saper lavorare in un modo diverso. Ecco, anche soltanto dal punto di vista grafico, senza aggiungere elementi macroeconomici, geopolitici o altre cose. In questo contesto il mio trade è stato qui e basta. Ora io non ho elementi per pensare a un long, il che non vuol dire che oggi non possa salire, il che non significa neanche che io non sia brava ad aver visto il long, perché se no si scherza. Come detto, non cercare minimi, non cercare minimi, mi aumenta notevolmente la probabilità che il mio target di creare benessere nel lungo termine, di creare guadagno nel lungo termine, è più alto. Cioè, la probabilità, se io non cerco questo long, è più alta che se io lo cercassi. Ecco, volevo spiegare la logica, perché sennò ci si confonde spesso e volentieri. E abbiamo visto l'euro dollaro. In questo contesto non ci sono elementi né per entrare short né per entrare long oggi. Poi arriverà Draghi, ci darà tutto quello che ci serve per capire da che parte iniziare a muoversi. In questo contesto, sull'orario, siamo sull'orario, giusto? Sì. Sull'orario, il movimento sta facendo una divergenza nascosta ribassista. Chi lavora con gli oscillatori deve lavorare sia in una direzione che in quell'altra. Il che vuol dire che sta creando nuovi massimi dell'oscillatore, quindi cosa fa? Sta al contrario di questa situazione. In questa situazione il prezzo faceva nuovi massimi e l'oscillatore nuovi massimi decrescenti. Questi erano crescenti, questi erano decrescenti. In questa situazione il prezzo, pur poco, mi sta facendo massimi crescenti in questo contesto fino a qui, però poi il prezzo mi sta facendo, inizia già a qui a stare laterale, ma se guardiamoli insieme, cercate di visualizzare questo, da qui a qui abbiamo massimi decrescenti, è giusto? Però sempre da qui a qui l'oscillatore fa la cosa contraria. Cioè, sta facendo massimi, colleghiamo questo punto con questo punto, fermo così, e questo punto con questo punto. Ok, va bene, basta così. In questo contesto siamo in divergenza di inversione diretta, il che vuol dire il prezzo mi arriva dall'alto e io cerco l'operazione contraria. In questo contesto, in un movimento ribassista in cui abbiamo massimi decrescenti del prezzo, quindi in linea con il trend, perché fa fatica a fare massimi crescenti, e l'oscillatore invece mi si comporta in maniera contraria, che mi fa massimi crescenti, si sta sviluppando una situazione che si chiama divergenza nascosta di continuazione ribassista. Le conoscete queste divergenze? In un trend ribassista
cerchiamo sempre di leggere i massimi, in un trend rialzista cerchiamo sempre di leggere i minimi. Non facciamo confusione che da una parte leggiamo i massimi del prezzo e poi i minimi dell'oscillatore. Non ha senso. Ha senso cercare massimi dell'oscillatore con massimi del prezzo, minimi dell'oscillatore con minimi del prezzo. In trend ribassista cerco massimi, in trend rialzista cerco minimi. Ecco, spiegate lezione di divergenze che a volte si fa tanta confusione per il niente. Ecco, in questo contesto io vedo già un movimento probabile a favore del trend, ma non ho un punto di entrata, il che mi dice che il mio punto d'entrata qui e di stop qui in questo contesto posso calcolare il rischio. Il rischio come lo calcolo? Lo calcolo prendendo il punto più alto del prezzo dove mi è iniziata la divergenza, che corrisponde al punto più basso dell'oscillatore. Quindi, a differenza, questo voglio far notare queste cosine che non le spiegano, non le spiegano in molti. Qui duro fatica, come detto, in un qualunque contesto tra dati divergenze dirette, duro fatica a fare la gestione dello stop, del rischio, ma non nel contesto che abbiamo visto, perché non prendiamo questi massimi, ma prendiamo l'area che ci interessa e ci difendiamo sull'area. In quest'altro tipo di divergenza, che invece è in trend, il rischio lo controllo meglio. Perché? Perché ho come riferimento il punto più basso della divergenza, che corrisponde al punto più alto del prezzo. Qui, di qui, se passa a rialzo, la mia divergenza è finita. Quindi in questo caso, ovunque io prendessi una posizione ribassista, ovunque lo facessi, che è fra il punto dove si trova il prezzo e il punto dove mi è iniziata la divergenza, lo stop non può stare più basso di qui. Cioè lo stop mi deve stare qui. Se poi sono bravo, riesco a prenderlo il meglio possibile, va bene. Ma se io prendo un trade ribassista e metto lo stop qui, non ha logica la mia divergenza. Questo è il punto dove lui ha segnato l'inizio di quella che è continuazione di trend divergenza nascosta. Io qua posiziono lo stop, evidentemente a mia visione delle cose, e chi è stato ieri qui con me, che ha visto, che ne parlavamo proprio dei movimenti forti, per quella logica io cercherò un ingresso ribassista più o meno qui. Mi traccio un'altra linea qui sotto questa candelina. Allora, soltanto vi chiedo soltanto un attimo di pazienza e poi continuiamo questo discorso. No, voglio solo interrompere un secondo per farvi vedere l'offerta di WBank nella negoziazione dell'euro, visto che lei parla di euro-dollaro. No, vai sul derivati. Derivati. Vai sulla pagina dei derivati. Qua. No? Vai giù sulla pagina dei derivati. Trading. Servizi evoluti. Derivati. Devi aprire la paginetta dei derivati. Vai giù. Questa. Questa. Cambi. Vai su qua. Ecco, solo per farvi vedere, noi di WBank andiamo direttamente al mercato CME sui cambi. Abbiamo i futures con 1.100 euro di margine e 125.000 in nominale, e il micro futures che ha 300 euro di margine, quindi pochissimo, quindi per uno che vuole provare, e costa un euro. Ecco, volevo solo farvi vedere quello perché per chi è interessato è un'offerta commerciale che spesso la gente non va a vedere. Ti ridò la parola. Grazie. In effetti è un'offerta molto interessante. Allora, torniamo su questo discorso che è importante. Abbiamo rilevato tutto, fino ad ora, in un'ora abbiamo parlato, letto e riletto tutto graficamente, semplicemente con la logica e con un grafico pulito.
se io dovessi, a favore di quella che è una divergenza nascosta, a favore di quella che è la struttura che abbiamo visto, a favore della logica che abbiamo conosciuto, io cercherei questo livello, bravo, perfetto, esattamente questo livello qui come punto d'ingresso, perché qui c'è stata, e ne abbiamo parlato ieri, chi è stato qui con me ieri, o se no può rivedere, potete rivedere il mio intervento di ieri su Facebook, sulla pagina di WBank c'è la registrazione della diretta di ieri, per cercare di capire questo concetto. Qui c'è una forza maggiore ribassista. Il mio rischio minore di sfruttare, di cercare di vendere in questa divergenza a favore della struttura, a favore di mille cose, è di vendere su questo livello. Qui io, siccome questo è il mio punto di massimo stop, qui io avrò questo stop, è un target molto molto ambizioso. Cioè, arrivo a sapere che io rischierò, gestirò il mio rischio qui cercando di rivedere magari questi minimi. È un risk reward molto favorevole, ci sono arrivata per gradi, non è che in tutto questo c'è un incrocio di qualcosa e mi dica tu vendi qui, no. Ci sono arrivata leggendo bene quello che vedo. Io dico questo, non è che qui per forza lui scenderà, ma se io ripeto questa azione per un numero infinito di volte, io ho un risultato non soltanto positivo, ma molto favorevole come risk reward. Perché in una struttura di questo genere, senza saperne leggere né scrivere, è una struttura ribassista. Abbiamo parlato di tante cose. Questo livello mi diventa fondamentale perché c'è la forza maggiore ribassista a favore non soltanto dell'intera struttura, ma anche di quello che è il momentum che si sta esaurendo in una divergenza nascosta ribassista. Se vendo qui ho questo rischio, se io vendo qui dove loro hanno lasciato la precedente area, io ho questo rischio di fronte ad un guadagno nettamente maggiore. È molto importante la gestione del rischio come trader. È la prima domanda che un trader si deve fare e si deve fermare. Un trader deve fermarsi se non ha risposto a questa domanda e deve ripartire soltanto quando trova questa risposta. Io so gestire il rischio. Col trading la prima domanda che ci facciamo non è quanto guadagno, ma quanto rischio e come lo gestisco. Per avere dei trades a favore io devo sapere quanto rischio in ogni momento e come gestisco il rischio, poi il resto, quanto guadagno, è ovvio che mi interessa, però viene dopo, perché se io rischio troppo, rischio male, rischio di non avere più soldi per tradare e la mia avventura finisce qui. Invece io voglio rimanere a lungo sul mercato, che vuol dire che se so gestire il rischio, se non guadagno oggi, guadagno domani. Ma se non so gestire il rischio, inutile che guadagni oggi, perché domani ce li lascio tutti. È una bella differenza di psicologia, di logica e anche di modo di agire, perché da questa domanda scaturisce un modo di agire diverso. Perché il trader non dirà vabbè, io intanto vediamo, perché è una logica troppo assurda, ma che in tanti usano. Vabbè, ma io ho il feeling che scenderà. Ma cos'è il feeling? Ma come si fa a usare il feeling in un sistema? Il feeling è la somma di tante cose, come ti sei svegliato, cosa hai mangiato, con chi ti ha telefonato. Come fai a inserirlo in un sistema vincente? Cioè, oggi c'è il feeling buono, certo, mi ha telefonato il marito, mi ha detto mi ama e sono di buon umore. Ah, ho il feeling buono, vendo l'euro dollaro, questo parte al rialzo. Ho ragione, ecco, il mio feeling ci sono in sintonia. Non è vero, perché domani che il mio feeling mi inganna e non ho dei parametri chiari, io perderò tutto quello che ho guadagnato col feeling di ieri. Qui bisogna andare per gradi di rischio. Bene, in una divergenza nascosta il rischio è inferiore dal punto di vista monetario. Perché è inferiore? Perché abbiamo un punto chiaro, evidente, dove mettere
lo stop, nel mentre in una divergenza diretta non sappiamo dove, ma in questo contesto sappiamo dove. Vogliamo vedere anche qualche cos'altro che non sia l'euro-dollaro? Avete qualche preferenza? No. Allora metti... Mettiamo un daily massimo. Ok, allora stiamo guardando euro-yen. Ecco, oggi ci focalizziamo l'attenzione sull'euro perché è ovviamente una giornata importante per l'euro. In questo contesto, ritornando a quello che abbiamo detto fino ad adesso, ritorna ad essere interessante un'area di lungo termine. Cioè io non, la mia analisi non la devo fare semplicemente guardando quello che è successo adesso, ma anche quello che è successo precedentemente, perché sappiamo che su certi livelli il prezzo risponde anche dopo anni ed anni, ok? Che cosa, al di là che qui stiamo parlando del 2009, riesco a vedere che il prezzo sta su 100, l'area 128. Ma vedo che in quest'area, prendiamo un rettangolo qui, in quest'area abbiamo avuto un'area di lateralità, di congestione, quindi di incontro dell'offerta e della domanda molto vicina all'area del prezzo dove mi trovo adesso, in un contesto daily stiamo parlando. Traccio quella che può essere la mediana di quest'area, ok, e vedo che i prezzi anche durante gli ultimi periodi hanno risposto su quell'area lì, ok? Lo vediamo chiaramente. Stanno nuovamente incontrando domanda e offerta sulla stessa area. Lo vedete questo? È semplice come ragionamento, ma per quanto semplice è anche va preso spesso e volentieri anche come area di profit, perché chi fosse long qui in prossimità di quest'area deve preoccuparsi che il movimento si possa esaurire o possa avere difficoltà a proseguire con la stessa velocità, per la sua logica che è quella di liquidità dei compratori e venditori che si incontrano e riescono a mantenere in equilibrio il prezzo. Questo fa sì che il prezzo rallenti o inverta in queste aree. Un'area di precedente forte liquidità mi deve dare l'indirizzo di target, o se no comunque di rallentamento o di una nuova ripartenza. Questo è importante. Ok, quello a cui noi assistiamo adesso sull'euro-yen è questo. Poi abbiamo molte, molte più aree di questo tipo. Abbiamo questa con la sua mediana dove il prezzo l'ha testata ed è partito al rialzo. Vogliamo vedere qui. Questo minimo no, perché va bene, non ti preoccupare. Allora voglio spiegare che quando si prendono in esame queste aree, se c'è un solo minimo che eccede non fa parte dell'area. Qui c'è stato uno sbilanciamento, ma l'area va presa considerando sempre più massimi e minimi, cioè dove c'è stato equilibrio, perché se no questo poteva essere fino a qui e poi l'area qui, quindi noi in esame prendiamo quell'area lì, perfetto. Ora traccia una mediana. Ok, qui vediamo la logica di cui abbiamo parlato prima, che è molto semplice. Ha creato questo incontro tra domanda e offerta, è stato sbilanciato verso l'alto, il prezzo è ritornato sulla mediana. Sulla mediana, per la logica spiegata, visto che i compratori hanno avuto la meglio, e questa è la logica, quando ritorna cerco di essere compratore sulla mediana. Sulla mediana è ovvio che quello che a me sarebbe interessato era una divergenza diretta rialzista che mi facesse capire come filtro che il momentum di questa discesa si stia esaurendo. Vogliamo ingrandire questo?
Ok, e cerchiamo di capire se in effetti c'era o non c'era questa divergenza. Se si va a vedere il se si va a vedere l'RSI, in effetti non ci stava dando una divergenza qui, perché questo minimo corrisponde anche al punto più basso, che è questo minimo dell'oscillatore. Non ci stava dando un indirizzo di divergenza, di momentum esaurito in divergenza, ma ci stava dicendo che eravamo sotto l'area 20, che raramente nella sua storia raggiunge questo oscillatore. È un'area di iperveduto, non un'area di medio iperveduto come può essere l'area 30, ma sotto l'area 20, come in questo caso, eravamo veramente in un momentum che si stava fortemente esaurendo. Mi spiego? Cioè, anche in assenza di una divergenza, questo è un caso raro sull'oscillatore. In effetti, dal 2015 ad oggi lo vediamo solo due volte. Il che l'attenzione verso l'operazione contraria, anche in assenza della mia divergenza, mi rimane lo stesso. Cioè, avevo un oscillatore che esauriva fortemente il suo momentum. E rimane un buonissimo setup. Perché guardate qui, guardate rottura rialzista, torna indietro, non è che io sto dicendo comprare qui o forse là, sto dicendo semplicemente la mediana, e la mediana cerca, e non c'è nulla da fare, lo stop deve stare sotto, il primo target mettiamo stop a break even, eliminiamo il rischio e cerchiamo ovviamente ulteriori successive aree di interesse. Anche semplicemente in un'area più bassa come questo. Facciamo un rettangolo qui, tracciamo la mediana, per favore, grazie. E tracciamo anche la mediana. Perfetto. Ora vediamo questo, quello che è successo qui. Siamo usciti da un'area di lateralità di equilibrio, io le chiamo di equilibrio. Siamo andati su. Abbiamo creato un'area più stretta, ma sempre di equilibrio, che ha rotto ribasso, sbilanciamento ribassista, mediana, prezzo ritorna. Prezzo viene giù, mi cerca una nuova area di equilibrio, prezzo va su. Ritrova quest'area, non trova interesse ribassista, rompe a rialzo. Qui prendo lo stop se ho venduto nuovamente. Qui ritorna perché ha rotto al rialzo, divento compratore con stop qua sotto e ulteriori target rialzisti. Questo non vuol dire non prendere mai lo stop, perché qui me lo prendevo, ma qui prendevo long, qui prendevo short e qui prendevo long nuovamente. In quattro trades, in un pezzettino così di grafico, prendevo uno stop e tre target. Questo vuol dire avere buon rischio, grande rendimento, pulizia del grafico, attenzione spostata verso quello che è questa attività, senza tanti frunzoli per la testa, cosa faccio, come non faccio, paura, non ho paura. Tutta questa psicologia che deriva dal fatto che uno non sa quello che sta facendo. Uno ha paura quando si sente insicuro di quello che sta facendo. Quando c'è sicurezza su quello che si fa, paura non ce n'è. Se perdo, perdo, se guadagno, guadagno, se perdo devo trovare il modo di migliorare, se guadagno devo trovare il modo di migliorare ancora. È importante? Ok, penso che questo setup si veda abbastanza chiaramente. Non, c'è qualcuno che non ha compreso, che ha bisogno di farmi delle domande? Perché se no ci stiamo avvicinando alla fine. C'è qualcuno? Una domanda? No. Penso di essere stata molto chiara e voglio dire che, e questo è l'esempio buono da seguire, perché sono ravvicinate le cose. E che vuol dire? Che qui aspetto quest'area, ma ci vorrà del tempo. Non è che lo devo aspettare, lo devo segnare. Quando il prezzo arriva, arriva. Qui lo vedo, esce. Vediamo se qui, in questo contesto, riuscivamo a vedere una divergenza. Sì.
Grandisci? No, no. No, ritorna, ritorna. Ritorna. Ok, così, così, così. Lascia così. No, lascia tutto così. Ok, bene. Avevo detto che qui, ovviamente, qui cercavamo il long e abbiamo visto che il momentum era in forte esaurimento. Qui, in questo contesto più piccolo, cercavamo lo short e dunque era importante capire il momentum. In questo caso era in area di ipercomprato. E poi però una vera divergenza ribassista con l'RSI setato a 8 periodi non c'era, il che non vuol dire che chi usa lo stocastico magari non c'era la divergenza, vuol dire che sull'RSI non c'era. In quest'altro contesto ho detto compravamo, in questo contesto qui era importante capire che cosa stesse facendo il momento. Ecco, in questo contesto qui, vediamo, ingrandiamo questo. Quest'area qui, no, non tutta, questa, solo questa. Ok, lascia così, va bene così. Ok, in questo contesto qui abbiamo dei minimi decrescenti dell'oscillatore, ma anche dei minimi decrescenti del prezzo. Quindi divergenze qui non ce ne sono, visto in questo contesto. Se si vedono i minimi del trend che sta crescendo e i minimi del prezzo, lo stesso non abbiamo nemmeno divergenze nascoste. Non abbiamo, perché per avere divergenze nascoste dovevamo vedere una situazione di minimi crescenti e di minimi decrescenti qui. C'era qui e qui, cioè qui due minimi uguali, attenzione, con minimi decrescenti dell'oscillatore. C'era una divergenza nascosta rialzista. Mi rispiego. Il doppio minimo creato su questo livello con i minimi decrescenti dell'oscillatore era una divergenza nascosta rialzista. Poi c'è stato un falso breakout. Piccolissimo, un falso breakout del doppio minimo e poi il trend è partito. Qual era il problema per me? Nessuno, perché il mio stop stava qui. Siccome io ho lavorato su questo e il mio stop stava qui, il mio primo target era questo, io non avevo problemi di un piccolo falso breakout. Perché la mia attenzione non si sta focalizzando sul doppio minimo, sul livello. La mia attenzione si sta focalizzando su un'area di interesse, il che mi aumenta la probabilità di successo del trading che faccio nel medio-lungo termine, non nella giornata. Nella giornata non importa, importa quello che faccio sempre. Che cosa vedo ancora qui sull'euro-yen? Vedo ancora che quest'area diventa molto importante. Mi tracci una linea qui. Un pochino più su, così, perfetto. Ok, ecco, attenzione. Qui, che ve lo ridico, se andate a rivedere il video della registrazione di ieri, vedrete che abbiamo parlato di questo. Questo livello mi diventa un livello di supporto, un livello di prossimo acquisto, ed è un livello importante. Mettiamo che noi avessimo individuato quella situazione e che questa situazione qui, e che qui siamo entrati in long e che nel momento in cui il prezzo arriva qua riusciamo a mettere a compensare il nostro rischio mettendo il trade a break even, e questo mi diventa un nuovo livello interessante. Se non fossi entrata in questo setup, cercherei comunque questo livello come un livello interessante, il livello 125 e 36, è uno di quei livelli sui quali prossimamente si può andare a lavorare. Ma anche in questo contesto ho una piccola area di congestione, e che vuol dire che anche la mediana qui è interessante e importante. Mi tracci questa mediana? Grazie. Allora, in questo contesto io ho individuato tutti i livelli in quest'area su cui lavorare in direzione long sull'euro-yen. Perché?
vuol dire che il prezzo sta sopra, vuol dire che dalle aree di equilibrio è uscito a rialzo, sia per il semplice fatto che è uscito che per il fatto che è uscito con forza. Quest'area mi diventa fondamentale e quest'area pure. Su tutte queste due aree io lavoro in direzione long. Se mi scende sotto qui, vedo comunque che qui, questo vuol dire multiframe, vedo comunque che qui, cioè se mi scende sotto a questo, corrisponde comunque ad una mediana che i suoi minimi sono in quest'area. Mi tracci questa, scusa, da qui, oh, ok, perfetto. Ecco, ho trovato un terzo o quarto livello. Io li traccio così i livelli, su queste logiche, quindi non su doppi minimi, massimi, anche, certo, ma è facile vedere un doppio minimo. Una trend line così non la traccio perché la vedo, non ho bisogno di tracciarla per vedere che sta andando su. Questo bisogno di tracciarli perché anche se il prezzo scorre e continua ad andare, nel lungo termine quando accendo il grafico me li ritrovo. Non devo stare a farlo tutti i giorni, ma ce l'ho lì, me li ritrovo e ci lavoro sopra. Piuttosto semplice. Scorriamo piano piano, possiamo scorrere piano piano. Fermo. Prezzo arriva, trovo il mio livello. Cosa fa? Sale. Appena trovato il primo livello, 125,36, prezzo sale. Sembra una sciocchezza, ma quando il prezzo torna lì è molto importante. Attenzione, area di equilibrio. La rettangoliamo, tracciamo la mediana, per favore. Va benissimo, tracci la mediana. Eccola qua, rotta al rialzo, riesce a trovarmi la mediana qui, punto d'acquisto, finché lascia ovviamente la parte bassa. Qui a questo punto la mediana mi serve per vendere. Abbiamo preso quell'area, il prezzo la trova soltanto qui. Al primo test compro con stop sotto, e quando arriva sull'area superiore del rettangolo, del precedente rettangolo, io metto il mio stop a break even, quindi il mio rischio è eliminato. Poi ha proseguito per un altro pochino. Mettiamo io abbia anche chiuso in pari, è sempre un trade dove non ho perso niente. Ma comunque qui c'è un risk reward molto più di 1-1. Quando però torna nuovamente, volendo posso riprovare, a me interessa il primo test, è quello più forte. Io cerco di lavorare più sul primo test che sugli ulteriori. Quando però quest'area che vediamo è l'area sottostante, tracciamo anche questa. Tracciamo, ok, grazie. Grazie. Quindi, quando quest'area viene violata a ribasso, e qui ho un livello long che abbiamo tracciato 2 minuti fa, qui acquisto, è ovvio che l'area di interesse è la prima mediana della prima area di equilibrio che vedo sul grafico. Qual è? È quella, è questo qui. Qui divento venditore perché questa è stata breccata a ribasso. È un po', sembra difficile, ma non lo è. È un po' come giocare a scacchi. Rettangolare il grafico e giocare fra i livelli. È venuto, cioè bisogna giostrare questa cosa, non rimanere immobili, bisogna essere flessibili, veloci e flessibili. Quello break a rialzo, mi trovo alla mediana, compro, cerco di individuare nuove aree, mi rompe a ribasso. Io avevo visto precedentemente un'area d'equilibrio, questa era la sua, un'area di rottura forte rialzista. Questo era a livello rialzista, qui compro. La prima area d'equilibrio che vedo alla mediana 129,
e 90, che fra l'altro è stata breccata al ribasso, che mi diventa la prima resistenza importante, imponente da vendere. Se sono long prendo profit, se non sono long prendo short. Domande? Tutto chiaro? Bene, benissimo. Allora, se è tutto chiaro io mi avvicino alla fine. Se voglia, non so, volete, se Livu Bank volesse aggiungere qualcosa? Non c'è nessuno. Allora niente, io spero, se non ci sono ulteriori domande. Ecco, qua vedete, aspettate che non ce la faccio a fermarmi. Allora, qua per esempio avevamo anche una fortissima divergenza rialzista. Cioè il prezzo mi arriva sul livello in forte divergenza rialzista, sul livello che io cerco rialzo. È importante filtrare, cercare di filtrare con delle logiche vincenti. Qui che cerco lo short, abbiamo detto prima ancora di vedere la fine di questo grafico, il grafico mi sta dando, l'oscillatore mi sta dando massimi crescenti dell'oscillatore, massimi decrescenti del prezzo, divergenza ribassista nascosta, in trend ribassista, sul livello che aspetto. Lo stop me lo sta dando l'oscillatore, mi dice ce lo metti qua sopra lo stop, perché corrisponde al punto di partenza della divergenza. Se non me lo metto qua sopra e non mi risparmio questo, me lo metterò qua sopra, ma ha sempre la sua logica, non lo metto a caso e non entro qui, ma entro qui. È molto chiaro. Sembra semplice, ma bisogna fare un pochino di pratica, perché fra vederlo spiegato da me, che lo faccio tutti i giorni, e magari metterlo in pratica, c'è un pochino di prendere la mano, insomma. Sembra semplice, però un po' l'occhio bisogna farlo, vero? Il Signore dice sì, sì, sembra semplice, ma lo è, in effetti è semplice. Però, altra cosa, vedete, io più guardo più vedo, fermatemi vi prego. Allora, da qui a qui abbiamo un rettangolo. Ancora, un'altra area di equilibrio. La tracciamo, tracciamo la mediana. Il prezzo che fa, rompe il rialzo, torna, cerca la mediana, rimbalza nuovamente. Il prezzo che fa, il prezzo scende, che fa, torna, trova la mediana e scende. È come giocare a scacchi col grafico. È molto, molto, molto semplice. Nella sua semplicità, una volta individuati questi livelli, non c'è bisogno che di un buon rischio rendimento, che già il sistema lo dà, ma con un buon money management. Qui emozioni non bisogna avere, non ci sono emozioni. Il grafico parla. Qui compratori, venditori, che dicono il prezzo deve essere più alto, qui chi compra, qui chi vende, qui fatto sta punto d'equilibrio, questo andiamo su, usciamo, ritorniamo, la cerchiamo qui e ripartiamo, già un trade con ottimo risk reward. Poi il prezzo scende, nel momento in cui scende e acquista non gli sta più bene, questo punto d'equilibrio non gli sta più bene perché vengono giù in questo contesto, diventa il punto dove io devo vendere, perché hanno nuovamente rotto un equilibrio passato, l'hanno rotto a ribasso, ha detto non si va più su, si va giù, il punto d'equilibrio è sbilanciato a favore dei ribassisti, mi diventa punto focale. Qual è il primo target se vendo qui? Il primissimo target è la mediana dell'altra area, è questo. È evidentissimo, che un grafico è la rappresentazione di compratori e venditori che cercano un equilibrio. Nel momento in cui questo equilibrio viene a mancare, il prezzo si muove velocemente verso una nuova area di liquidità, verso un nuovo equilibrio.
un po' come in tutte le cose che si fanno, bisogna cercare un punto d'equilibrio. Sul punto d'equilibrio noi cerchiamo di diventare compratori, venditori, sfruttando gli strumenti che abbiamo a disposizione, che si tratti di una divergenza, che si tratti di una media mobile, che si tratti di GAN, che si tratti semplicemente del fatto che si fa la lettura pulita e si lavora in maniera consapevole, vuol dire cercare di portare a casa i guadagni. In questo contesto che qui dovevo vendere, avevo divergenza diretta ribassista e ce l'avevo dove doveva essere, doveva essere qui. Io la volevo vedere qui, ancora prima che lui la facesse. Io avevo il livello prima che lui arrivasse lì e poi arriva lì e me la fa. Questo vuol dire avere le idee chiare quando apro il grafico. Non vendo ovunque. Se qui sale, non mi illudo. Non mi illudo che possa andare a rompere quei massimi, perché vedo un forte rallentamento, che è un'area dove loro comprano e vendono e non riescono a trovarsi d'accordo. Lo stesso quando parte, io la prima cosa che vedo è questo. Lo vedo e dico, qui, questo punto qui, prima che lo lasci, bisogna vedere come si comporta. Bisogna vedere, perché ha già retto una volta, due volte, la terza volta potrebbe non reggere. Ma se regge, io devo sapere che qui c'è un punto dove lui si rallenta. Nel momento in cui l'ha lasciata l'area, allora sì, quello diventa una nuova resistenza, una nuova ripartenza a favore del trend, che in questo caso mi aiutava ancora con una divergenza nascosta messa sempre a favore del trend. Bene, io vi ringrazio, se non ci sono ulteriori domande. Prima hai detto che in una situazione, diciamo, di struttura ribassista tu cerchi delle entrate short, ovviamente. Poi però hai detto che a 125,36 saresti entrata long. Come mai? Allora, la tua domanda è molto lecita. Purtroppo questo non è il grafico dell'euro-dollaro dove io ho detto la mia struttura è tutta ribassista, questo è il grafico dell'euro-yen. Qui ci siamo spostati su un nuovo mercato che ha dei presupposti diversi, perché lo yen non ha la stessa politica monetaria del dollaro. Sull'euro-dollaro eravamo di fronte ad una banca centrale che sappiamo essere molto restrittiva, avevamo una fortissima struttura ribassista dell'euro dollaro. Sull'euro yen al contrario siamo su, mettiamo a confronto due valute con molto diverse fra di loro, con uno yen che ha una politica monetaria ancora oggi abbastanza espansiva, e che vuol dire che la sua banca centrale non sta creando i presupposti per un apprezzamento notevole dello yen, che vuol dire che entrate a favore del long su euro yen sono molto più probabili di quanto non lo siano state sull'euro dollaro, già semplicemente per due elementi di conoscenza minima di quello che è una politica monetaria, e che mi permette quando apro il grafico dell'euro dollaro in quel contesto di dire no, per adesso lavoro solo short. Sullo yen posso permettermi di spingermi in entrambe le direzioni. C'è proprio un elemento aggiuntivo a quello che è il grafico. Ulteriori domande? Niente, vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio i VBank e niente, grazie.